And her boo is not in her. She's a Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi volevo parlare con voi della legge dell'uno. Oggi volevo parlare con voi di un argomento molto molto interessante, e cioè il raccolto. Ra ci sta dicendo in questo libro che per essere raccolti, cioè per passare da una densità all'altra, bisogna essere polarizzati oltre il 50% verso il servizio agli altri, ok? Che questa era la condizione anche prima del velo. Quindi prima del processo di velatura, il movimento attraverso le densità sarebbe di quello di un'entità che cammina su per un set delle nostre scale, dicerà, ognuna delle quali ha una certa qualità di luce. La scala su quale un'entità si ferma, dicerà, sarebbe quella della luce di terza densità o quarta densità. Tra le scale dicerà che c'è un limite. Superare il limite è difficile perché, dice lui, c'è resistenza sul bordo. Allora, tutti i concetti e tutti gli insegnamenti che troviamo nella legge dell'uno a proposito del raccolto, e questo concetto del raccolto stesso, come dire, è probabilmente il più frainteso e abusato da tutti. Perché? Perché solo con il nome, come puoi vedere, è il caso. Perché? Perché in un certo senso, ok, emana questa impressione della fine dei tempi, che rapiscono le anime che vengono raccolte nell'aldilà. Come vedremo da questo video, questo non è affatto così. Il caso, come il termine errante, o quando Ra veniva incanalato attraverso Carla, stava semplicemente scegliendo, come dire, quello che loro credevano fossero le parole più accurate, disponibili nella nostra lingua, nel nostro linguaggio, per comunicare i loro punti di vista. Queste non sono parole usate dagli esseri di alte densità, ok? Usano queste parole per spiegare, come dicevo, questi concetti a noi, concetti molto molto importanti, appunto, perché, come dicevamo, gli esseri di alte densità non usano nemmeno più il linguaggio verbale dalla quarta densità in poi, dalla metà della quarta densità in poi. Così, perché i concetti portano molte distrazioni, distorsioni, perché per chiarire questo fatto andiamo a parlare di cosa sia veramente la vendemmia o il raccolto. E quindi andiamo a vedere alcuni passaggi dal materiale di Ra. Allora, prima di tutto dobbiamo comprendere una cosa di quello che Ra ci insegna. Praticamente, per passare da un livello, da una densità all'altra, Ra dice che c'era molto poco sviluppo di fede e di volontà. La fede e la volontà necessita di essere comprese, alimentate e sviluppate per avere un'entità che cerca di passare il confine della terza densità, ok? Le entità che non fanno i propri compiti a casa, come dice Ra, che siano esse amabili o piacevoli, non le superano, ok? Quindi questa era la situazione dei logos prima del processo di velatura. Il velo, abbiamo detto che cos'è? È praticamente un blocco
alla conoscenza delle precedenti incarnazioni. Un'entità come noi di terza densità non sa che altre esperienze di vita ha avuto, non si ricorda niente, non si ricorda nemmeno chi è e nemmeno come è orientato, giustamente. Per coloro che sono nuovi a questa materia, a quello che dicerà e a quello che dice del raccolto e di come potrebbe essere interpretato erroneamente, qualche volta, come una sorta di raccolta di extraterrestri, come se gli extraterrestri venissero a raccogliere gli umani, ma tutto quello che in termini che raccolto rappresenta è un ciclo planetario in cui il pianeta stesso diventa magnetizzato a livello di densità successivo nella vibrazione della luce. Come spiega Ra, il fotone aumenta effettivamente la sua vibrazione ad ogni densità. La ragione di ciò è che quando la coscienza si evolve è in grado di assorbire più luce, ok? Il che significa cosa? Più informazioni, il che significa più evoluzione. Quindi il livello di densità della luce a cui il pianeta ha sempre accesso corrisponde alla lettura complessiva dello stato di coscienza del pianeta. I due sono uno. Quindi Ra spiega che ogni pianeta dell'universo è essenzialmente un ticchettio di orologio. I pianeti ticchettano, si muovono attraverso i cicli o stadi. Man mano che invecchiano, e questo funziona meccanicamente in accordo con i pianeti che orbitano attorno al Sole, ogni livello di densità ha un ciclo di tempo diverso dal precedente, ok? Allora andiamo a vedere il raccolto e spiegarlo dal punto di vista del pianeta, ok? Come entità vivente, perché dovete sapere che il pianeta è un'entità vivente come tutto ciò che esiste, è un'entità. Tutto insieme fanno uno, ok? Ma ogni pianeta è una porzione individualizzata del creatore, un'entità vera e propria come te e come me. Naturalmente più grande, ma molto più grande, ok? Diciamo che il nostro pianeta è come il nostro corpo, con tutte le sue miliardi e miliardi di cellule, ok? Noi siamo le cellule di questo corpo, noi siamo le cellule di questo pianeta, ok? Tutti noi, tutto ciò che è sopra la Terra e anche il pianeta stesso è un'entità unica, tutto connesso fra di loro, ok? Ciò che facciamo noi influisce direttamente sulla coscienza e sul pianeta stesso. Ogni movimento che noi facciamo, ogni azione che noi intraprendiamo ha un effetto sul pianeta stesso, come anche sugli altri, sulla coscienza planetaria e individuale, non solo. Allora andiamo a vedere il raccolto dal punto di vista del pianeta come entità vivente. Così vediamo anche come funziona a livello umano. Allora, il pianeta inizia in prima densità. Questo primo livello di densità dura circa 2 miliardi di anni ed è correlata al raggio rosso o il chakra della radice. Una volta che il tasso di vibrazione aumenta, ok, abbastanza
la Terra si sposta nella seconda densità. Questa corrisponde al raggio arancione o il chakra sacrale. Dopo altri 2 miliardi di anni di conoscenza, okay, la coscienza si sposta nella terza densità, dove il tasso vibrazionale della luce aumenta abbastanza da permettergli alla coscienza di diventare consapevole di sé. Ra dice che i cicli planetari per la terza densità in totale sono 75.000 anni e questo consiste in 3 cicli da 25.000 anni separati. Questi 25.000 anni sono la processione dell'asse di rotazione, la direzione nel ciclo in cui punta l'asse terrestre in un grande cerchio, quindi ciascuno di questi impiegano circa 25.000 anni, come dicevamo, per completarsi. In altre parole, questa processione cambia la stella polare, come visto dal nostro pianeta. Il periodo di tempo della terza densità è incredibilmente breve rispetto a tutte le altre densità, perché è semplicemente la densità in cui si trova il pianeta e sceglie a quale polarità sarà magnetizzato in base alla durata di scelta del pianeta. Questo periodo di scelta avviene come lo schiocco delle dita, ma nella nostra durata di vita, 25.000 anni, è un tempo molto lungo per ogni ciclo. Ogni volta che questa processione si completa è come le lancette di un orologio che la Terra è idonea per laurearsi nella prossima densità, nel prossimo livello di densità, ok? Questa graduazione, questa laurea, ok? È ciò che Ra chiama il raccolto. Nella sessione 9 Ra dice che questa energia intelligente apre un tipo di orologio. I cicli si muovono con la stessa processione di un orologio, diceva, alla nostra ora. Quindi il portale dell'energia intelligente all'infinito intelligente si apre a prescindere dalle circostanze, si apre incurante dallo scoccare dell'ora. Così la Terra viene raccolta a livello di densità successiva. Se la Terra viene polarizzata positivamente o negativamente, entro quel ciclo di 25.000 anni, come sappiamo, la polarità positiva richiede il 51% o maggiore e la polarità negativa richiede 95% o più. Quindi se il segno è dal 6 al 50% al momento del raccolto, quando il ciclo si avvicina, quindi completa un altro ciclo di 25.000 anni. Ra dice che dopo 3 di questi cicli la Terra viene raccolta nel successivo livello di densità, cioè nel quarto, indipendentemente dal fatto che la polarità sia stata ancora scelta o meno. Quindi qualunque polarità è maggiore è la forza, e cioè in cui diventa il pianeta nella quarta densità. Quindi il pianeta, a detta da Ra, è più vicina ad essere polarizzata positivamente, allora diventerebbe una quarta densità
polarizzata positivamente ed è molto debole, dice Ra. Ed è questo è un po' come dice Ra, descrivere il raccolto sul nostro pianeta, la fine della Terra, dei 75.000 anni, in quel periodo che loro hanno registrato totale nella terza densità, nel 2012 Ra dice che eravamo idonei per una quarta densità positiva, ma appena appena. Quindi è qui che Ra spiega perché ci sono stati così tantissimi erranti incarnati sul nostro pianeta negli ultimi decenni per aiutare la Terra ad aumentare la vibrazione planetaria con la loro polarità, ok? In tempo per il raccolto, e cioè per passare alla quarta densità positiva, e a quanto pare ha funzionato questo. Le anime hanno il diritto di scegliere questo atto di servizio se vogliono e desiderano aiutare un pianeta che sta lottando in quella zona centrale, ok? E come raccolto che si sta avvicinando a quei tempi nel 2012, quindi vediamo in che modo questo ciclo planetario influisce su di noi. Allora, il raccolto, come dice Ra, è un raccolto di tutto il nostro progresso spirituale fino a quel punto, ok? Ra ci ricorda il concetto dei logos e che siamo tutti uno con la vibrazione della Madre Terra, la sua vibrazione è la nostra vibrazione e viceversa. Quindi ciò che determinerà la vibrazione planetaria è la somma totale della coscienza collettiva sulla Terra. Così noi siamo direttamente responsabili del percorso spirituale, del percorso della Madre Terra, di diplomarsi o laurearsi, perché come diceva Ra, noi siamo la Terra. La Terra non è che Madre Terra dice, beh, io sono pronta a diventare quarta densità positiva, ma tutte le cellule del mio corpo non sono pronte. Tu sei le cellule del suo corpo, ok? Come le cellule del tuo corpo sono le tue. Quindi quello che succede alle tue cellule succede a te. Quando il ciclo del raccolto arriva intorno a quelle anime che hanno polarizzato positivamente o negativamente, saranno idonee a selezionare un'incarnazione di quarta densità nella loro prossima vita. Ra dice che quelli che si trovano in quella via di mezzo tra il 6 e il 50%, ok, faranno un altro ciclo di terza densità, quindi altri 25.000 anni. Nessuno può perdere a questo gioco, basta ricominciare il livello come in un videogioco che non puoi perdere. In realtà Ra dice che non puoi perdere il gioco, continui a giocare finché non lo capisci e lo batti. Alcune persone, come dire, batte il gioco molto velocemente e altri impiegano molto molto tempo, ma alla fine nessuno è migliore o peggiore dall'altro, semplicemente offre al creatore una diversa esperienza di sé, ok? Allora io mi fermerei qui e la prossima volta parliamo sempre del raccolto. Ciao a tutti e a tutti voi una bellissima giornata. Grazie mille, grazie della vostra compagnia e del vostro affetto. Ciao a tutti.